In questo momento noi ci troviamo, abbiamo alle spalle le cosiddette scuole verdi, ci troviamo ad Augusta, che è diventata come Lampedusa, l'avevamo detto già in altre circostanze, abbiamo intervistato anche le persone che si stanno muovendo per raccogliere firme per una petizione popolare che mira a far modificare l'operazione Mare Nostrum. Non è un'operazione di taglio razzistico, di stampo razzista, ma un'operazione che dovrebbe in qualche modo, questa che vogliono promuovere le persone di Augusta, e siamo già arrivati a 500 firme, perché in qualche modo questa cosiddetta operazione Mare Nostrum possa essere modificata senza intaccare i diritti dei profughi. Ormai possiamo considerare l'Italia, in effetti, non più migranti che vengono qui soltanto perché sbarcano clandestinamente, e non lo è più neanche questo un dato di fatto, perché non sono clandestini a questo punto, visto che la marina militare italiana li preleva praticamente sotto le loro coste e li porta qua. Quindi l'idea è quella di non far diventare Augusta, e Pozzallo anche adesso in questi giorni si è aggiunta la cittadina di Pozzallo, come Lampedusa, ne stanno parlando i giornali finalmente anche a tiratura nazionale, stanno allarmando, direi giustamente in questo caso, la popolazione, anche perché i migranti sono fuori. Poco fa ci diceva una signora che non si è fatta intervistare, c'erano qui su questa strada, ci trovavamo in via Caracciola da Augusta, c'erano ragazzi che chiedevano da mangiare, facevano il gesto, qualcosa da mangiare. Ci hanno riferito che invece vengono rifocillati a mezzogiorno e a sera. In questo plesso però ci sono 280 migranti, stando alle informazioni ufficiali che abbiamo avuto, e quindi praticamente il triplo di quelli che il plesso può ospitare, stando agli standard e soprattutto stando alle disposizioni della triade commissariale, che ha previsto 100 brande, 100 posti letto. La situazione è drammatica per tanti aspetti, certamente delicata. Vediamo un po' se adesso riusciamo a intervistare almeno una persona, vediamo se riusciamo, ecco, eccolo qua, Vittorio, il quale è un nostro grande amico da tempo, anche perché Vittorio Meli è stato in Libia, ha in qualche modo nel suo DNA, possiamo dire, un po' il senso del migrante al contrario, no? È migrante, vero? Esattamente, appunto, sei stato in Libia. Quindi sai cosa vuol dire, no? Prima ancora sei stato emigrante, anche dopo in Sud America, in Venezuela, va bene. Allora, Vittorio, ecco, qual è la tua opinione e la tua sensazione intanto rispetto a questa massa di profughi, e poi anche la tua opinione riguardo la possibilità di far bene a loro senza far male a noi, in sostanza. Certamente, l'obiettivo è quello di far bene a noi, cioè, nel senso che per far bene a noi, cioè, significa che questi ragazzi, qui io vedo centinaia, decine di ragazzi in giro così, naturalmente, così, senza sono sapere, sbandati. Un po' girano per curiosità, eccetera. Anche perché non possono stare sempre in prigione. Diceva una signora volontaria che non vuole essere, almeno per ora, intervistata, che non sono in prigione, allora, loro possono uscire. E questo già per me mi fa piacere, perché insomma tenere chiusi ragazzi così giovani significa va. Tra l'altro sono appunto giovani, non possiamo tenere in gabbia. Magari possono vecchi, anziani, vabbè, dice tutto sommato. Ma sono tutti. Sono tranquilli gli anziani, invece sono vivaci. Io pensavo, no? Così, la mia può essere magari una proposta, al di là del fatto che la signora dice che c'è una legge, io non la conosco, mi informerò, mi aggiornerò, eccetera. Che prevede? Che prevede una certa cifra. Per le famiglie che vogliono adottare in qualche modo provvisoriamente in affido, usiamo l'espressione in affido. In affido, perché naturalmente con le dovute precauzioni, cioè, e quindi con i dovuti controlli delle autorità competenti, se lo Stato, piuttosto che sborsare queste cifre, potrebbe benissimo risparmiare. Io porto l'esempio mio, ad esempio, se a me mi affiderebbero un ragazzo o una ragazza di questi, io per 15 euro al giorno puoi farcela, gli darei a mangiare, vestito, non solo, ma mi sforzerei di farle di insegnare anche qualche parola italiana e di cercarlo di integrare nel tessuto sociale. Ecco, questa è una proposta che potrebbe essere accettata per solo Vittorio Meli. Ora tu pensa, cioè quanti come me
possibilmente ci saranno, che porteranno avanti questa richiesta. Mi augurerei parecchio. Se questo avvenisse, si taglierebbe un sacco di ragazzi così sbandati, si aiuterebbe lo Stato, piuttosto che tenere i centri così, naturalmente, contro legge, certo, che non sono idonei. Sì, non sono idonei, anche ci sono le associazioni, associazioni umanitarie che contestano questo tipo di alloggio. Non solo, ma tutto questo spreco di forze dell'ordine. Ecco, anche messe qui, infatti. Abbiamo due camionette qui agli angoli. E quindi, si vedrebbe, secondo me, uno spreco maggiore, non solo, ma si aiuterebbe a questi ragazzi ad inserirsi, e quindi niente di strano che magari, cioè, un ragazzo o la ragazza che io mi adotto provvisoriamente, magari si trova bene con me, può rimanere nella società. Cioè, va bene, giustissimo, l'operazione è giusta. Adesso dobbiamo soltanto documentarci meglio per verificare se questa notizia appunto risponde a un dato ufficiale, perché in questo momento è il Comune di Augusta che si fa carico con 30 euro al giorno ospitare questi ragazzi. Se a me mi dicono lei è disponibile a prendersi un ragazzo, certo, va bene, a prendere una persona solo disponibile e a curarlo, e quindi a renderlo. Per ora restiamo così con questo appuntamento, e noi ritorneremo su questi argomenti, anche perché il flusso migratorio non si fermerà qui.